Signori e signori, buonasera. Idee in Scena vi ringrazia per la partecipazione a questa serata. Vi auguriamo da subito un buon divertimento. Questo spettacolo si svolge in tre atti. Mettetevi dunque comodi, spegnete il vostro cellulare e godetevi questa serata di sano diletto. Come sapete, il vostro generoso contributo di partecipazione allo spettacolo serve a sostenere le spese di adeguamento strutturale di questa sala, che da oggi ha un nuovo logo, scelto attraverso un concorso di idee, ma ne parleremo meglio nel corso della serata. Tra una tartina di caviale e un piatto di lenticchie, abbiamo voluto stringere un gemellaggio con delle zone terremotate del centro Italia. Durante i due intervalli potrete acquistare, al prezzo minimo di 3 euro, confezioni di lenticchie IGP di Castelluccio di Norcia. È un modo semplice, concreto e gustoso per sostenere i progetti di ricostruzione. Grazie da subito per la vostra generosità. Bene, andiamo a cominciare. Signori e signori, buon divertimento! E ora vai in forza, corri!
animale. Non correre da un'infermiera qualunque. Ricordati che esistono anche gli ospedali. Tu forza, non vai. Non ci sono gli ospedali per il figlio dell'amore, cara mia. Mamma mia, ma... Vai. Fiorella, quante volte ti ho detto di non girare in camicia la notte per casa, eh? Sì, mamma. Cerca di non avere sempre la testa fra le nuvole, specialmente se ci sono estranei per casa. Scusami, mamma, ma quando mi sono svegliata non c'era nessuno. Come prima, di prima. L'assessore al genere sorprende la moglie del sindaco, ma se ne lava le mani. Ma sentite questa, gli impiegati hanno avuto l'aumento, sì, ma delle trattenute però. Ma non è che mi sembravano notizie così carine. Ecco, signora Varega, oggi tre giornali. Ma che me ne faccio di tre giornali? Ma cosa me ne ha ordinati ieri sera? Ma signora Matilde, ultime notizie. Giovane giornalario che da colpo di mano a bella signora, ma rimedia al solito sonoro ceppone. Ultime notizie, ultime notizie. Buongiorno. Matilde, ci sono i giornali. Sì, arrivo subito. Ma non si alza i papi? Che ne so, domandalo a lui. Ieri sera non ho neanche sentito rincasare. Ma come? Stamattina non va al lavoro? E domandalo lui, a me non importa neanche saperlo. Papà ti fa arrabbiare, è vero, ma devi scusarlo. Lui è un artista, è un poeta, e allora... E allora uno lo deve capire. E io non lo capisco perché sono una cretina. È un ritornello che conosco, questo. Giornali? Ecco qua. Buongiorno zia, spiegami dello spettacolo. Oh, a detta mia è andato benissimo. Il teatro era tutto esaurito. C'era proprio il pubblico delle grandi occasioni. Elegante, ah, che applausi, che pubblico. E com'è andata piuttosto, eh? Discretamente. Soprattutto alla fine del secondo atto, che è durato più di un'ora. Se le critiche sono buone come prevedo, faremo il tutto esaurito per un bel po' di tempo. Sì, piuttosto, ieri sera dopo il teatro sei passata da Gerardo, eh? No, non me ne è neanche venuto in mente. Bisognerà che qualcuno si faccia pur vedere, potrebbe avere bisogno di qualcosa. È tre giorni e tre notti che balla quello. È così cretino, da fare una maratona di danza, scusami ma non sono proprio affari miei. Se lo sa papà, chissà come si arrabbia. E tuo papà farà bene a stare zitto. Dopotutto suo figlio cerca solo di guadagnare qualcosa. Ecco qua, guarda, guarda, anche Lario Moretti lo dice. Il lavoro profondamente umano, in cui l'allucinante interiorità dei personaggi crea un'atmosfera che prende il pubblico fin dalle prime battute. Deve essere bellissimo, vorrei tanto poterlo vedere. Mi porti con te, zia? Vedremo, chiederemo al direttore se mi dà il permesso. Ecco, brava, portala pure a teatro, perché tanto ne ha poche di fantasticherie per la testa, no? Fiorella, Valeria ha ragione, ti impressioni sempre troppo. Non penso di far niente di male a sognare un mondo diverso da quello in cui vivo. Sì, ma la realtà è questa. E non serve suonare una canzone per credere di essere la bella castellana in attesa del figlio del re. Papà dice che è molto bello attendere. L'attesa è un'oasi nel deserto della vita. Qui siamo tutti artisti. Qui tutti aspettano. Tuo padre aspetta che i popoli riconoscano il suo genio e intanto dorme. Tuo fratello aspetta il sol dell'avvenire e intanto balla. Tu aspetti il principe azzurro e intanto suoni. E tu? Io aspetto ancora poco e vi pianto tutti. Ho portato la carticetta. Sono tutto zitto, vanno bene per questa settimana? Sì, direi di sì. No, però aspetta, perché viste le critiche, se
Se si fa tutto esaurito come penso io, no, portamene altre due dozzine. Va bene, sarà servita, signora Matilde. Adesso finisco il giro e poi ripasso. Pa. Grazie. Ma non ho capito, ma proprio qui dovevi farteli mandare? Non potevano portarli direttamente ai gabinetti del teatro? Senti, ne sparisce sempre qualche rotolo. E poi, con le mance che mi danno la sera, bisogna stare attenti a tutto. Vabbè, forse è meglio che vado a prepararmi perché stamattina ho le pulizie. Fiorella, per favore, vai a vedere alla sveglia che ore sono. Sì, zia. Inutile, cara. Il tuo signor papà l'ha portata al Monte di Pietà proprio ieri. Ma come? Neanche l'ora si può sapere in questa casa. Ah, ma la più cretina sono io che ci rimando. Io che ho una posizione nel teatro, ti mando qua. Ha parlato la contessa, ha parlato. Senti, hai poco da prendere in giro, perché guarda che fino a prova contraria, gli unici soldi su cui si può contare sono quelli che porto a casa io. Sì. Buongiorno, donne. Sono svegliato. Ho schiuso le palpebre. Gioite, popoli, è arrivata la manna dal cielo. Diciamo bene, con le solite volgarità. Del resto tu, Valeria, sei una donna primitiva e selvaggia, vai a cercare di raddrizzarti, eccomi qua. Salvatore la manna, fresco, riposato e pronto ai più ardui cimenti. Pronto alla colazione? Buongiorno, papà. Buongiorno, Fiorella. Delicato, fiore di serra sbocciato in questa indegna dimora. Donne, stanotte ho molto riflettuto. Sì, russando. Ma io anche russando medito e dico, bello il destino di colui il quale, pur avendo un ingegno superiore, sa rimanere nell'oscurità. Sì, tu cerca di pagare la bolletta della luce, se no qua nell'oscurità rimaniamo tutti. Taci, casalinga, vi accorgerete come i bagliori di questo ingegno possono rendere luminose le vostre grigie esistenze. Oh, Fiorella, adora, mi va la pittura. Bene, papà, ieri ho comprato 400 cartoline. Ma mia bella, 400 cartoline. Maglia? 800 lire. Brava, mi raccomando, mettili da parte. Non te ne ho messo. Stai attenta a quale tuo, soprattutto, Ma stai calmo, papà, non l'ho ancora riscosso. Ah, no? No. Peccato. Volevo proprio 500 lire oggi. Bene, Gerardo, il mio degno figliuolo. Sta ballando. Sono 3 giorni che non lo vedi. Sta ballando da 3 giorni. E 3 notti fa la maratona di danza. Oh, una maratona di danza? Nobile occupazione per il primo genito di Salvatore la Manna. La maratona di danza. Quel difetto ai piedi che ha. Dai, papà! Oh, scusami, piccolo fratello mio, ma di questo è l'orgoglio ferito del padre che reagisce. Bene. Allora, cosa dicono i giornali della prima del tuo spettacolo, Che è stato un trionfo. Gasman ha incantato tutti. Cattolonia, le solite esagerazioni. Senti, guarda che deve essere vero, perché durante gli atti da me ai servizi non è venuto nessuno. Ma no. No. E si vede che le signore non avevano bisogno della tua volta, ma capo di Dio. Guarda, dopo che mi contesti Gasman, io me ne vado. Ehi. Ha parlato Matilde Serao, paga di più. Il caffè si fredda. Bene, grazie. Bene, e cosa mangio col caffè? I confetti. Sì, per sostituire lo zucchero vanno benissimo, ma per mangiare, per masticare. La mandorla dei confetti. Ieri ho portato a casa quasi 3 kg di roba e non c'è più niente. Ho dato tutto a Porcolo. E finché non mi riporta i soldi non posso andare a fare la spesa. Ma sei primitiva, sei un faccio, non potevi tenerti sandwich e dare a lui i confetti. Non ci vuole l'incendio. I confetti non li vuole più nessuno. Ah, allora li devo inzuppare io nel caffè. Senti, io ho bisogno di vitamine, io devo lavorare, capito? E cosa dobbiamo dire noi allora che mesi che ci cibiamo di tartine, tartufate, volubambini e cioccolatini? Nel sacrificio si tempo la famiglia, ricorda, te lo ricordo. Uegio, tu hai cartuccio, tu con discorsi non mi incanti. Qui, se non ci fosse stato Porto a collocare la merce, con il tuo lavoro non avremmo mai visto una lira. Questo porto comincia a scocciarmi veramente. Poi non ti permetto di paragonare me a questo farabutto senza fantasia che vive di peschini di piedi. E poi mi sta antipatico quello, quel bergamasco. Gira troppo per casa mia, va bene? Che ore sono? Quanti lussi! Prima fai impegnare la sveglia, poi vuoi sapere anche che ora è. Ignora il tempo e sarai sempre giovane, dice il filosofo. Come? Vado a vestirmi.
Qui, Paola d'onore, mi sembra di vivere il dramma di ieri sera. Uguale, preciso! Spiegami, zia! Mi sembra di essere come la contessina Moira nel secondo atto, quando gli ruba i gioielli per impedirle di raggiungere il barone Goffredo. E a te hanno sottratto i gioielli? No, le scarpe, le mie scarpe nuove. Chi mi ha preso le scarpe? Domandalo a Salvatore. Salvatore ha messo le mie scarpe? No, le sue le ha portate via Gerardo. E allora lui si è messo le mie? No, le tue le ha cedute la moglie di Arduino in cambio di un paio di suo marito. Ogni pazienza un limite, ma la mia, credimi, è esaurita. Lo sai cosa mi ha fatto nell'ultimo mese il tuo caro maritino? Si è rubato il mio maglione di lana rosa perché era raffreddato. Mi ha venduto un set intero di valigie per comprarsi le decorazioni cecoslovacche. Mi ha rovinato le giseli per trasportare le anguglie. Adesso pure le scarpe. Ma io faccio come la contessina Moira quel fatto. Si finge pazza, prende la pistola e... Ma uccide? Non lo so, perché poi mi è toccato tornare alle toilette e non so come finita. Ma io gliela faccio pagare, gliela faccio pagare al tuo caro papadino. Stai calma, zia. Papà lo sai, fa queste cose per il suo lavoro. Ma ci sarà ancora la malaria è andata male, il mercato è ribasso. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che il ristorante del gambero di Piazza Napoli, il pollo e le tartine non gli interessano mica, niente. Mentre il pollo quel pistolino lì, lui ci ritira tutto, però ci dà solamente 3.400 lire. 3.400 lire? Scusa, 3.400 lire per tutta quella roba lì? Puoi tagliare, o prendere o lasciare, subirmi, eh? Strozzini. Ecco, me lo immaginavo. E anche oggi mi mancano 1.000 lire per comprarmi le calze. Io mi domando come si faccia a vivere in una famiglia dove l'unica cosa che non manca mai è la miseria. Doversi angustiare per 1.000 lire. Senti, ma cosa devo dire io che se va bene mi tocca uscire con le scarpe di pezza che mi ha venduto anche le scarpe? E io, che non ho nemmeno uno straccio di vestito per uscire, e se anche lo avessi, quello di là non ha nemmeno una camicia per accompagnarmi al cinema. Stai zitto, tu porco! Oh, mica ti ho offesa, dai! Ehi, Charlie Pitti, voglio fare le bevande con cui ti incontri, eh! Siamo tutti con le progetti, eh! Allora, che puoi chiedere che la roba che me... Aspetta un attimo! Salvatore! Salvatore! Salvatore, vi ho già detto altre volte di non alzare la voce, su! Cosa succede? Bene, 3.400 lire e guarda più ristoranti. A prescindere dal fatto che voi mi state cordialmente antipatico perché girate troppo soverchiamente in casa mia, e se io mi accorgo che voi guardate mia moglie e mia figlia, io vi spacco la faccia. A prescindere da questo, io vi dico che piuttosto che prendere la merce e venderla a 3.400 lire, io la prendo e la scaravento dalla finestra. Volete vedere? Guarda, volete vedere? Ma fatemi, vediamo. Volete vedere che voi non siete stato alle quattro stagioni? Oh, volete vedere che invece io sono stato alle quattro stagioni e per poco mi mandano fuori con la bella tra il sedere. Sapete perché? Perché hanno ancora quella beccaccia che gli abbiamo venduto settimana scorsa. E da vicino? No, niente, come lì l'hanno arrestato. E da Ercole? Ercole è finito all'ospedale. E visto che è un po' in Cristo, e sua moglie gli ha dato su una passatina, insomma. Bella clientela abbiamo, eh? Siete stato a poco? Ma certo, quel pistolino lì che ci vuole dare 3.400 lire, no? Ce l'ho un attimo, prendiamoci le piatti. E voi? Quanto vi mettete in tasca voi? Niente, assolutamente niente. Ma no, a quello che loro mi danno io mi porto. Ma oh, sapete che io lo faccio per affetto della famiglia, no? Tutta quella roba qui. Sì, anzi, se poi eventualmente voi volete darci qualcosa, a me vede mai niente. A parte che l'affezione per la famiglia della potete riservare a nostra sorella. Comunque, un momento. Qui siamo di fronte a un fenomeno psicoanalitico di grande interesse. Voi siete un fesso! Ma perché adesso devi offendere? No, non ti del fesso! Io no, fesso non è un'offesa, perché lui è fesso! Voi invece mi offendete insistendo con le 3.400 lire, perché cosa pensate? Che questa roba io la vado a rubare? Sorvoliamo! Oh, che sorvogliamo! Rimaniamo con i piedi ben piantati per terra, belli uniti! Sorvogliamo! Questa roba io me la guadagno, me la sudo! È il compenso involontariamente elargito
per la mia professione di vita. Ma non che era professione, dai! Sì, proprio professione, perché scusate, riuscire ad accodarsi ad un matrimonio di gente sconosciuta e far credere agli invitati dello sposo di essere un invitato della sposa e viceversa, simpatizzare con i parenti, interagire amabilmente con gente dell'alta società e nel contempo riempirsi le saccocce di cibari assortite è una vera e propria professione che richiede ingegno, talento e disinvoltura. E non basta, sì signore, non basta, perché bisogna avere tutta la conoscenza dello scibile umano. Quando capita di essere invitati a fare il ricevimento, bisogna sapersi intrattenere da pari a pari con grandi personalità del mondo dell'arte, della cultura, della politica. E non pensiate che sia tanto agevole parlare dell'influsso del Medio Oriente nel Mediterraneo e intanto mettersi in tasca 8 bicchieri di riso, oppure dissertare dell'esistenza del neutrone positivo e intanto scimolare 2 bottiglie di cognac nelle parte della bassina. Ma scusate, perché voi questo lo chiamate rubare? Impedisco soltanto di pronunciare questa parola che offende la mia onorata dimora. Poi rubare? A chi rubare? Ma come? Al padrone di casa o no? Signore, perché cibari e rinfreschi sono messi dal Signore a disposizione dei presenti, che hanno il dovere morale di onorare la richiesta. Sarà, ma io ho sempre saputo che se un invitato approfitta dell'ospitalità per portar via della roba, insomma, a fare una bretta figura, anzi, a far proprio la figura di me. È l'invitato, certamente, io, perché a me nessuno mi ha invitato, quindi il disonesto lo sono io. Vigliacco che adesso mi offre la miseria di 3.400 lire per 2 turni di onorato servizio, un matrimonio e un battesimo, senza considerare le spese generali che io debba sostenere. Spese generali, ma chi sei la FIA? Spese generali. Il noleggio di questi anni chi me lo pagate voi, vero? E queste? E queste? Le decorazioni cecoslovacche? Me le devo pagare io, mica me le fa lo Stato. Magari investi la mia sveglia. No. Questo è un altro discorso che riguarda la politica economica interna, che non autorizza le potenze esterne a strangolarmi con le carte di cattatoria. Beh, insomma, e poi chi le cavrò che? Vero e affogare. Sì, portami 3.400 lire, metti uno spazio. Sorella, vai a prendermi qualche cappello. Quali bianchi? Sì. Donne, io vado a lavorare. Vado al matrimonio. Redegondi Pioner, sarò di ritorno penso verso le 11. Sabato? Ma sapete che ore sono? È quasi le 11. Quasi le 11. Le 11? No, no, peccato, questo era un matrimonio da almeno 3 kg e tutta roba da grande hotel. Se non investivi la sveglia. Significa che il destino non ha voluto che io mi distraessi con altre occupazioni in questo fatidico giorno. Oh, sentite, anche un fatidico giorno vorrà mettere la bandiera alla porta. Taci, ma sai la casalinga cavernica. Tra poco saprai. Donne, vado a modificare il mio aspetto mondano. Se quelle cazzoline non te le regala qualcuno con gli onesti proventi di tuo marito, hai voglia di aspettare. Ehi, tu fai poco lo spiritoso. Le mie gambe piacciono anche senza calze. Quel bottolo non piace neanche a me. Si prende sempre un sacco di confidenze. Con chi? Con tutte e anche con te. Guarda come si è comportato con l'infermiera al terzo piano. Ma non è colpa di Bortolo, è quella che è una civetta. Bortolo qua, Bortolo là. Ogni scusa è buona per chiamarlo in casa sua. Sì, intanto però lui se ne approfitta e gli ha fatto sparire più di mezza mobiglia. Ma le sta bene quella lì, quella Befana, così impara. Befana? Perché scusa, quanti anni ha? Pensa poco la tua età, sì. Buongiorno, abbiamo portato il nonno. Il nonno? Il nonno di chi? Di Sarasso. Scusi, lei dice il
mattina, A me, no, non mi ha ordinato il Salvatore la manna. Il mattino, portami il nonno per le 11. Sono le 11. Non è qui, Salvatore! Salvatore! Cosa c'è? Oh, Natalina! Ma che piacere! Buongiorno, Salvatore! Cosa è questa storia del nonno? Tranquilla, tranquilla, rientra tu con le piani prestabilite, su. Allora, Salvatore, mi speri davvero contenta? Sarebbe questo, no, no? Lascia perdere. Salvatore, vi presento nonno Simeone, 84 anni, artritico, diabetico, sclerotico, completamente rabambino. Qualità ci sono, Natalina, ci sono proprio tutte le qualità. Ma è ottimo. Come no? Dal mese scorso? Comunque anche questo non basta, eh. Avanti amici, dobbiamo vedere, saltare il simbolo delle peschiere, già altre notti che non lasciamo, che gli altri niente, che non davvero, avanti amici, dobbiamo vedere, sotto il simbolo delle... Basta metterci in bocca la pastiglia di linguadizia e tata il desperato! Ma com'è Salvatore? Sclerotico, diabetico, artritico, che scrivono l'incarne! Natalina sarebbe l'ideale, ma non mi faccio illusioni, eh? Ma allora, vi piace o no? Dai, va bene, so, però... Natalina, il cappello da bersagliere lo vogliamo. Ma com'è? Qual è la sua caratteristica? Sarà, ma io odio sfruttare l'elemento patriottico. Sono mezzucci guitti che io rifiuto. Salvatore la manna, brava, spettacolo, togli il cappello. Ma sei matto, e tacca piange. Durante il rinfresco ho avuto l'opportunità
l'opportunità di intrattenermi amabilmente con alcuni membri di questa gentilissima famiglia. In questo clima di gioconda serenità, mentre si intrecciavano i più laudi auspici, voglio anch'io esprimere le mie felicitazioni concludendo il mio pistolotto con queste parole. Avanti a dito e fiamme nere, come simbolo delle mestiere, davanti ai morti di Borrappiano, pugni a fraglietti, le bombe a mano! Avanti a lui! Mamma mia! Nonno, questa si succhia non si morde! Sì, ti hai spiegato bene, Tanto che questo è proprio fuori un fenomeno, è peggio delle macchinette per ascoltare le canzoni. A quelle gli devi mettere il gettone per fare cantare, a questo glielo devi mettere per farlo smettere. Un fenomeno. Alla prolusione. Alzando il calice dissi, memore che la vera gioia sta nel rendere partecipi anche gli altri della felicità che oggi tutti ci pervade, propongo di commemorare questo laudo evento costituendo un comitato benefico che avrà l'umano compito di portare un sorriso di serenità a chi giace nell'indigenza e nel dolore. E tu hai costituito il comitato? Naturalmente. E magari ne fai anche parte? Eh sì signore, come membro promotore. Che affare! Hanno preso Rockefeller, hanno preso! Non ride così, mi sembra un lavandino che si vuole. Scusami, ma a te sembrava il caso di preoccuparti della miseria degli altri, perché non ti basta la miseria che c'è a casa tua? Il dono più sublime è quello di chi meno possiede. E tu cosa hai donato? L'idea di costituire il comitato. E poi mi sono anche permesso di suggerire il nominativo di una famiglia che giace nell'indigenza e nel dolore. E quale sarebbe questa famiglia? La nostra. La nostra? Questa meraviglia è la nostra. Qui passiamo un guaio. Che guaio? Perché la nostra non è una famiglia che vive nell'indigenza e nel dolore, va bene come viviamo. Ma chi dovevo proporre? Una famiglia di poca conoscenza? Con l'ipocrisia e la finzione che regnano ogni giorno. Io avevo due compiti ben precisi. Primo, portare a casa il pane per mangiare. E secondo, avere un ruolo preciso di membro promotore del comitato. Ma tu sei sicuro che potevi... Certo che potevo, era il mio preciso dovere. Però, forse l'idea non è poi così cattiva. Cattiva, genialissima, tutte le idee di Salvatore. Vedrete come funzionerà tutta la perfezione quando arriverà il comitato. Il comitato viene qua. Noi dobbiamo renderci conto delle condizioni miserevoli in cui vivete. Dobbiamo commuovere. Dobbiamo far riemergere il sorriso della gratitudine sui vostri volti emaciati e disfatti. Di fatto sarei tu, perché io sono fatta e fatta pure bene. No, tu invece sei disfatta, perché fra poco arriverà il comitato, quindi non perdiamo tempo, Non perdiamo tempo. E cosa dobbiamo fare? Emaciarsi. Assume un aspetto triste e compassionevole. Togliere di mezzo anche la più minima forma di ricchezza. Quindi adesso vi seguite e fate come voglio. Faccia con le mani e l'occhio spento per l'angoscia, così,
spegni l'occhio, spegni. Più spento. Ma no, ma tu hai l'aspetto troppo colorito. Valeria, tu mangi troppo, mangi. Metti un po' scottato della mamma. Fatemi sentire il lamento. Avete visto che ho avuto ragione io a non voler portare panni che coprono il corpo umano e prodotti che riempiono lo stomaco, indumenti e cibali. Perché cosa avete portato, baronessa? Prodotti con valenza terapeutica per gingerellina che si presentano sotto forma di compresse, flaconi, supposte, tutte bande di chimica. Ah, ho capito! Invece di cibali avete portato dei medicinali. I cibali saranno loro che mi seguono. Come no? Insomma, saranno contenti. Scusate, buona donna, ma che cos'ha la poveretta? Meglio non domandare. Donate senza